Allora, noi vogliamo dire, a parte che si può venire per vedere qualcosa, a venirci trovare, visitare il sito, eccetera. E il 4 maggio ripartiamo, dal resto per noi non è, cambia così tanto perché facciamo lezioni individuali e come diceva per gli avanzati riceviamo su appuntamento al Massimo massimo due due esatto. allievi. Anche per quanto riguarda i stage estivi, che credo è molto interessante, ci Descrivili possono. Sì. pure perché adesso sembra che funziona, quindi Allora, i stage estivi sono ideati per quando dovevano essere le ferie, eccetera. E modifico soltanto, invece di fare magari una settimana intera consecutiva, io propongo 3 giorni, dalla mattina e sera i genitori ci possono lasciare i ragazzi da un'età, diciamo, da 9 anni in su. Per i più piccoli posso fare anche, però è una cosa da parte. Sempre due al massimo contemporaneamente, possono stare qui con un pranzo al sacco, c'è la clubhouse a disposizione e imparano, oltre ad andare a cavallo con l'istruttore Giuseppe, Sera. che fa le lezioni appunto individuali, io anche, imparano tutto il mondo a 360 gradi del cavallo, che è il grooming, tenere cura del cavallo, i lavori che ci sono da fare, dei accenni di anatomia, dei accenni anche di psicologia del cavallo, tutto un full immersion, diciamo, di 3 giorni, propongo 2 lezioni di equitazione al giorno e tutto il resto dell'insegnamento. Ecco, com'è I strutturata genitori. una lezione di equitazione per un principiante che quindi Ecco, non è mai salito su un cavallo? ve lo spiega Giuseppe come è strutturata Allora, una una lezione. lezione è strutturata in 40 minuti, ogni singola persona, con determinate situazioni in base all'allievo che noi abbiamo. Dunque, ogni allievo avrà la sua lezione in base alle sue capacità. L'allievo che è già avanzato farà delle cose molto più avanzate. Quelli invece che sono all'inizio verranno presi alla lunghina e man mano gli verrà spiegato tutto ciò che va messo in pratica stando su in sella. Soprattutto avere un assetto, che è la cosa basilare, e imparare le prime tecniche per stare su in sella. Ecco, Katia Poi prima ha prendere. detto il grooming. Per chi non sa cos'è, vuoi spiegarcelo? Sì, il grooming è la cura del corpo del cavallo che comprende anche la sua lettiera bella pulita, soffice, guardare che ha acqua fresca pulita, è tutto quello che serve per stare bene al cavallo. Dal suo mantello, come viene strigliato e perché, e come anche si avvicina in sicurezza al cavallo, soprattutto. Noi ci teniamo molto a insegnare un approccio corretto al cavallo, cioè sì, volere bene, carezzare, perché amore cavallo, cavallo amore forever. Però ci vuole anche siamo lì per questo, facciamo questo stage soprattutto per questo motivo, un approccio al cavallo corretto, cioè con sicurezza. Bisogna muoversi così, bisogna muoversi così, perché si sa, è famoso il cavallo, è imprevedibile, non Esatto. è pericoloso in quel senso che aggredisce l'uomo, assolutamente no, perché è un animale di fuga. Ma
5 quintali che si muovono. Basta un movimento un po' brusco, una cosa sbagliata. Esatto. E questo, il cavallo è affascinante per tutti, per tante persone, ma tanti temono avvicinarsi perché è proprio per questa imprevedibilità. Quindi, quando partirebbe lo stage? Esattamente. Le iscrizioni sono aperti dal 4 maggio sì, o anche adesso se vogliono contattarci. Io prego tutte le persone che sono interessate di contattarci per email, in tutte le vie telematiche, ma per il momento grandi open day per ovvi motivi non possiamo fare. Per cui contattateci che ci programmiamo e ci organizziamo per ricevervi, anche per una semplice visita, senza impegno potete venire per visitare il posto, chiedere ulteriori informazioni. Siccome, e comunque la mia ti interrompo un attimo, siccome all'inizio la connessione sì. non andava, sì. probabilmente chi era in ascolto non ha sentito dove vi trovate di preciso, che siete quindi a Montalto Pavese, annessi all'agriturismo, cioè la di Montalto. Sì, facciamo parte dell'agriturismo, siamo all'interno dell'agriturismo, Cella di Montalto, e noi siamo questo piccolo a scuola di equitazione. E, quindi Giuseppe stava parlando delle lezioni individuali per principianti. Dove io aggiungo per noi anche nelle primissime lezioni, diamo molta importanza a questo approccio soft, diciamo. Non è che subito via e devono le persone per forza cavalcare chissà cosa. Importante un approccio piacevole e sereno, sia per il cavallo che per la persona che si vuole mettere in groppa, e per questo motivo ci sono delle lezioni individuali dove l'istruttore, anch'io, teniamo il cavallo noi a una lunghina molto lunga, tu hai provato, sei venuto, e si svolge con dei semplici anche esercizi di equilibrio, poi ogni tanto una carezza al cavallo sul collo, una volta sulla groppa, eccetera, tutto in rilassatezza, dipende dalle persone anche. E ovviamente è indirizzato sia sì, ai giovani, quindi dai 9 anni dicevi, no? Sì. Ma volendo anche una trentenne come me, non è in ritardo. No, mai. Non è mai troppo tardi. Esatto, quindi anche chi è in ascolto che vorrebbe approcciarsi allo sport, sì. comunque. Sì, abbiamo già una prenotazione di una coppia over 60 che vogliono, diciamo, iniziare, riprendere. Bene. I bambini piccoli, inferiori di 9 anni, abbiamo dei dolcissimi pony. Dove il discorso è analogo, un approccio idoneo all'animale, niente di sforzato, anche lì un po' di grooming in maniera giocosa e poi anche un girettino. Chiedevano se fate passeggiate. Allora. Le passeggiate le facciamo, ma logicamente bisogna essere all'altezza di poter gestire un cavallo fuori. Chi è all'altezza, più che volentieri. Quindi, Ovviamente uno che non è capace non si può portare fuori. quindi Troppo pericoloso. chi volesse fare passeggiate deve fare un corso prima. A parte il corso, ma comunque deve essere una persona preparata. Ci Esatto. vuole un minimo di preparazione. Se poi uno è capace, ripeto, portarlo fuori in passeggiata, più che volentieri. Anche perché La passeggiata è sempre una cosa meravigliosa.
Ricordiamo che loro sono vicino alla Costa del Vento, dove c'è il sentiero delle farfalle, che è stato inaugurato tanto tempo fa. Esatto. A cavallo siamo distati 10-15 minuti al massimo, siamo all'inizio, diciamo, della Via del Sale. Esatto. Che io l'ho fatta a cavallo, la faccio. Che deve essere stupendo. Allora, tornando sul discorso delle passeggiate, per i ragazzi o principianti, possiamo fare delle mini passeggiate qui all'interno dell'agriturismo, dove teniamo noi il cavallo sotto controllo, cioè io conduco il cavallo e la persona magari dopo una lezione, 10 minuti, un giretto, è tutto bello verde, anche qui all'agriturismo c'è una vista mozzafiato, anche qui che dà nella vallata del coppo. Come tu mi puoi confermare. Esatto, confermo che è molto bello. Abbiamo di fronte la Costa Bruciata e insomma guardiamo all'interno del Oltre Po. E, poi ci sono tantissime persone che sono nella loro vita già andati a cavallo di qua e di là e prenotano, l'istruttore noi li guardiamo se sono abbastanza sicuri, non è importante adesso la perfezione dell'equitazione, non è che, però ci vuole una certa sicurezza, una certa per andare in campagna, anche per perché condurre comunque il cavallo. È sempre un animale pensante. È sì, perché poi il cavallo lo capisce se non sei sicuro e allora magari vuole tornare indietro. Esatto. Oppure, esperienza mia, potrebbe spaventarsi per qualcosa lungo la strada, non lo so, anche un cartello, un qualcosa. Tante cose. E quindi tu devi comunque essere pronto a reagire alle sue reazioni. Sì. Bisogna trasmettergli sicurezza. Per trasmettere la sicurezza bisogna essere capaci. Esatto. Quindi i vostri allievi, volendo, possono approcciarsi anche a un mondo agonistico? Sì, non ho capito la domanda. Sì, i nostri allievi si possono approcciare a un mondo agonistico. Sì, anche quello, sì, sicuramente. Cioè io facevo preparatore per cavalli da salto, dunque se uno vuole prepararsi per fare equitazione da salto, ostacoli, va bene, anche non è un problema. C'è anche un po' di dressage, va bene. Il dressage. Abbiamo un ramo abbastanza ampio, ecco. Sì, però diciamo... Tutto dipende dall'allievo, quello che vuole fare. Esatto. Noi siamo disponibili un po' su tutto. Però è sempre l'allievo che decide alla fine, non siamo noi. Io quando ero venuta a trovarvi avevo visto che comunque avevate allievi di varia età. C'era la più piccolina fino a quella un po' più grande. E la piccolina, da quello che ricordo, comunque era tenace, voleva proprio imparare. Era tosta. Sì. Abbiamo tante bambine relativamente piccole che vanno già sul cavallo. E la Giorgia ha 6 anni e va già da un anno sul cavallo grande. Chiaramente viene tenuto alla loge, non va in giro per conto suo, però si diverte tantissimo. Bisogna accontentarli, loro si devono divertire, pian Esatto, piano sì. poi vanno Io metterei delle priorità. Innanzitutto divertimento e serenità e godersi la natura e il cavallo. Dopo viene la sicurezza, assolutamente, insieme. E poi chi vuole fare agonismo, chi vuole fare le passeggiate, sceglierà questo, la sua strada. esatto. Noi come istruttori diciamo la verità, lei tu non sei ancora pronto per questo,
inutile che si vuole, bisogna avere costanza nello sport. Costanza vuol dire un impegno. Sport per vedere dei risultati bisogna almeno venire 2-3 volte alla settimana. Quelli che si allenano per concorsi si allenano tutti i giorni, ma... Tornando al discorso di prima, in base all'allievo, cosa è quello che vuole fare? Uno non può andare a fare le gare se viene una volta alla settimana. Ok, adesso mi viene in mente una cosa importante da sottolineare. In differenza dei maggior parte dei maneggi, noi diamo la possibilità anche fare dei approcci, 1, 2, 3 lezioni. È libero la persona decidere come vuole. Non impegniamo assolutamente per forza di comprare il pacchetto di 10 o 20 lezioni. Non è necessario da noi. Per cui ci esoliamo un po' da questo, proprio perché siamo anche in un posto un po' turistico, c'è la gente di passaggio, eccetera. Bisogna tesserarsi, perché noi siamo una ASD, che facciamo parte del terzo settore, no profit. In questo periodo... non c'è niente proprio. Cioè, no. Proprio siamo... I cavalli hanno bisogno per essere automantenuti, e per cui le vostre visite mantengono solo il posto e i cavalli stessi. Per cui non impegniamo una tessera che dura 360 giorni, un anno, 365 giorni dell'anno solare, cioè da oggi fai la tessera fino all'anno prossimo. E poi accedere al centro e fare una lezione quando vuoi. Ti pare, ok? Quindi e questo, diciamo che è un incentivo un po', come dire, per il turismo. Turistica, esatto. Quindi che magari esatto. Chi viene, che ha la casa qui in collina, sì. Ha dei bambini, magari vuole far entrare un po' nel mondo dello sport, cioè l'equitazione è un'occasione per farli provare senza vincoli sì. Forzati, ecco. Poi va bene, ci sono i ragazzi, le ragazze che sono veramente appassionati al 100% e i genitori si arrendono a questa passione e fanno con noi dei pacchetti prepagati di 10 o 20 lezioni e ovviamente di fronte a un impegno quel genere io o noi possiamo investiamo anche qualcosa in più su allievi di questo genere e regaliamo appunto annesso alle lezioni lezioni di grooming una mezz'ora prima, una mezz'ora dopo l'elezione i ragazzi imparano anche in queste occasioni sempre lo stesso discorso, stare vicino al cavallo in sicurezza, come si viene trattato uno zoccolo del cavallo e perché tante cose da scoprire. Non è semplice pulire gli zoccoli del cavallo, me lo ricordo. Esatto. Però possiamo dire che tutte le bimbe che vengono hanno una passione fantastica. Dunque, si impegnano e quando vengono qui non voglio più andare via. Poi. Sì. I genitori devono prendere con il lazzo e portarsele via. No? Mi ricorda qualcuno. Io ti chiederei anche di magari se riuscite a far vedere il maneggio senza spostarvi troppo, come mi hai accennato prima. Ecco, qui arrivi alla cella di Montalto così, all'ingresso dell'agriturismo e vedi subito l'ingresso della scuderia. E dopo c'è tutto il verde. Ecco, quello che si vede appunto è l'ingresso, la strada... per l'entrata, questo è sì. La stalla e poi dietro c'è tutto il paddock.
Sì, dentro poi nel bosco. I paddock sono in un bosco bellissimo di noci, ciliegie selvatiche, e i cavalli soggiornano in estate lì all'ombra, è stupendo. Anche chi ha un cavallo e lo vuole qui portare, c'è ancora qualche posto. Al momento quanti cavalli avete? Al momento abbiamo 6 cavalli nostri e c'è una cavalla in pensione. Quindi, se uno volesse venire, diciamo, in villeggiatura, portarsi dietro il proprio cavallo, prenota da voi, l'alloggio. Quindi. Sì, è possibile anche per poco tempo, anche per diversi giorni o uno come vuole e poi usufruire del territorio per fare escursioni. Esatto. Io sono anche una guida di escursioni, diciamo, più impegnative. Ecco, ti Ho faccio fatto una la guida domanda degli. che ho avuto occasione di fare nei giorni scorsi. In questo momento, no, dove appunto c'è il problema che non si può viaggiare, e quindi magari anche successivamente si avrà paura ad affrontare viaggi lontani, si vorrà evitare la folla, magari potrebbe essere un punto a favore, per l'Oltrepò, cioè un modo per rilanciare il turismo e. Certo. Cosa ne pensi? Sono molto propenso, è un posto stupendo, è un posto che finora c'è cioè, fin troppo poco sotto i riflettori, è sempre un turismo slow, io direi. Chi Esatto. apprezza questo genere di viaggiare anche a cavallo. Anche a cavallo qui si può viaggiare veramente per tanti giorni e ci sono dei sentieri, direi storici, antichi, come la Via del Sale, che abbiamo già accennato, che io ho fatto fino in Liguria. Lo scorso anno o Fino in Liguria 2 anni fa, poi sono andata a Bobbio e l'ultimo è stato la via degli Abati fino a Pontremoli, 7 giorni. Molto impegnativo, però molto bello. C'era molta cultura, molta storia da vedere, da godere, da imparare. Infatti, molti ignorano che l'Oltrepò Pavese ha appunto questi sentieri, la via del Sale, la via di San Colombano, la via dei Anzi, lancio Cavalli. anche una proposta che la Via degli Abati eravamo tre trekker a cavallo e tre walker, tre a camminare. Si Sentieri. può anche in un numero piccolo, per dire due, due, combinare. Quindi Esiste anche la praticamente è combinazione. aperta a tutti la passeggiata, chi a cavallo, chi no. Sì. Si potrebbe anche fare se qualcuno, una coppia dove per esempio uno vuole andare a cavallo e uno ama camminare, è un po' un camminare impegnativo ovviamente, Diversi di non deve preparazione. essere allenato comunque. sì, certo, erano tre esperti camminatori di montagna proprio. Un maratoneta, eccetera, per Beh, cui insomma, perché una 7 giorni cosa per tanto. l'Appennino Quindi in futuro sono. pensate magari di organizzare passeggiate di questo tipo? Io sono disponibile, sì. Giuseppe si dedica più alle lezioni nel maneggio. Io sono più addetta per le campagne perché 30 anni che conosco questi sentieri. E 30 anni io qua giro a cavallo, eh? Non è poco. Io metto in Allora, pratica solamente la mia esperienza nelle lezioni, che a mio punto di vista è molto gratificante.
Comunque mi piace fare lezioni, mi diverto e faccio divertire anche un po' gli allievi, tutto sommato. Beh, poi tu una lezione come l'hai fatta? come sono. È molto bello, vabbè, sono ritornata quando ero piccola. Ti aspettiamo, Sì, mi piace scattare, e comunque ridere. È uno sport, per chi è in ascolto e magari non l'ha mai fatto, che è, come dire, neanche tanto diverso dagli altri, ma tu non sei da solo, perché devi entrare in sintonia con un altro essere vivente che appunto pensa da solo, agisce da solo, e devi creare un'amicizia e devi rispettarlo. E alla fine si crea un rapporto così stretto che tu poi fai fatica a farne a meno. E penso che per i bambini crescere approcciandosi a questo sport sia molto educativo, perché Sì, comunque ti fa... Ci sono Cioè, delle ti regole, imposta anche una sì, i bambini, anche e soprattutto per i più piccoli, per la prima volta una passione, un sogno, però si rendono conto che non sono loro il centro dell'attenzione in questo momento, non sono le loro esigenze in primo luogo. Noi invertiamo subito ai ragazzi il centro di attenzione. Il centro dell'attenzione è il cavallo qui, il benessere del cavallo. Tu scendi cavallo, hai finito la tua lezione, non vai a fare fatti tuoi. Esatto, Vai, devi pensi pulirlo. le prime cose, cosa ha bisogno il cavallo che mi ha portato in giro un'ora a divertire. Il cavallo deve stare in sicurezza, il cavallo deve essere asciugato, disellato. Pulito. Dopo fai le tue cose. Esatto, insomma, E non è un questo oggetto né un mezzo di è trasporto. esatto, è un animale, è il suo benessere, innanzitutto un animale molto nobile. Ricordiamo anche ogni tanto nella storia quanto è stato importante sempre il Esatto. cavallo per l'uomo e per cui va rispettato, al 100% va rispettato. Assolutamente sì. Allora, io ringrazio Katia e Giuseppe e mi dispiace che Grazie all'inizio c'è stato l'inconveniente della connessione, però a te. Vabbè, vuol dire chi rivedremo vuole più vedere il avanti posto qualche nuova deve lingua. venire qui. E io vi Noi li invito, se aspettiamo siete tutti. interessati, a contattarli, anche solo a esplorare la loro pagina. Il sito, c'è Facebook, il sito è www.equitazionecella.it. Comunque poi provvedo a mettere il link, a mettere la descrizione nelle storie, o ricondivido l'articolo che ho fatto l'anno scorso. Certo, grazie. Grazie mille Roberta, ti aspettiamo sempre. Un Grazie a abbraccio a voi. tutti. Un abbraccio a tutti. Grazie a voi e un Ciao. applauso. Ciao. Grazie a tutti.